Siamo nati come singola concessionaria e diventati dealer italiano di riferimento. Per Autotorino la crescita non è un fine, è una conseguenza. È una struttura pensata per evolvere, con la cultura della tecnologia e dell'innovazione, il cui ufficio sviluppo, coordinato da Simone Mazzoleni, ha stretto collaborazioni anche nell'ambito dell'intelligenza artificiale e del machine learning. Il gruppo è composto da 2.000 collaboratori a servizio degli oltre 110.000 clienti l'anno, le cui attività producono milioni di dati che per noi rappresentano una grande opportunità. Una delle criticità del nostro lavoro è la valutazione dei veicoli usati. Si tratta di oltre 20.000 veicoli l'anno, le cui stime, attualmente fornite da terze parti, non sempre sono precise. Autotorino però ha bisogno di accuratezza e uniformità per gestire una rete di oltre 50 concessionarie sparse in 5 regioni diverse. Ci siamo chiesti, la tecnologia può venirci in supporto per darci risposte affidabili e rapide? Dalla collaborazione dei data scientist di Autotorino e dei ricercatori dell'Università di Pavia è nata una rete neurale artificiale che, grazie ai contratti degli ultimi anni, predice il prezzo di vendita dei veicoli usati, fornendo un valore preciso e accurato e una lista di veicoli simili. Grazie all'esperienza di Entity Data e alla completezza della piattaforma di Google Cloud, l'algoritmo è stato inglobato in un'app che attualmente viene utilizzata dagli utenti commerciali di Autotorino per produrre centinaia di quotazioni ogni giorno. In questo modo l'algoritmo continua ad aggiornarsi, migliorando le predizioni. Il progetto che abbiamo sviluppato con Autotorino ha avuto la durata di circa 4 mesi ed è stato implementato dal team di intelligenza artificiale. Nel 2020 abbiamo aperto un centro d'eccellenza basato su tecnologie Google Cloud e altre legate al mondo del machine learning. Nell'ambito di questo progetto abbiamo identificato 3 obiettivi principali. Il primo obiettivo è stato quello di industrializzare un modello di artificial intelligence. Autotorino era già in possesso di una soluzione di intelligenza artificiale creata in collaborazione con l'Università di Pavia. Il nostro compito è stato quello di industrializzarla, quindi andandola a validarla, irrobustirla e testarla utilizzando gli strumenti più avanzati in questo campo. Il secondo obiettivo è stato quello di implementare una piattaforma scalabile e sicura su Google Cloud. Ad oggi questa piattaforma effettua giornalmente in maniera automatica il training di modelli di intelligenza artificiale e mette a disposizione a centinaia di utenti il modello migliore. Come terzo obiettivo abbiamo implementato una web application. Questa web application è stata implementata a stretto contatto con gli utilizzatori finali in modo tale da creare la migliore esperienza utente possibile. Il risultato di questo lavoro sinergico fra noi e Autotorino ha permesso di implementare una soluzione user friendly. Questa soluzione ha permesso l'ottimizzazione del processo di vendita. Abbiamo così trasformato un'idea ancora in fase sperimentale in qualcosa di concreto e fruibile. I collaboratori di Autotorino possono così prezzare i veicoli in maniera rapida, uniforme ed efficiente, sia in fase di ritiro sia per quanto riguarda i veicoli a stock, sfruttando i suggerimenti proposti dall'algoritmo e la lista di veicoli simili venduti negli ultimi anni. In ultima analisi, chi veramente beneficia delle potenzialità di questa innovazione sono i clienti finali, che hanno la garanzia di avere una valutazione equa e in linea con i prezzi di mercato.